puntate abbiamo parlato soltanto di serial killer uomini. Un motivo c'è: le serial killer donne sono quasi rare. Perché le donne uccidono spinte da delle motivazioni concrete, come una vendetta o un'eredità? Saranno stati beni materiali a spingere Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, ad uccidere tre donne? Ma partiamo dall'inizio di questa complicata storia. Leonarda viveva nella provincia avellinese ed era stata promessa in sposa a suo cugino, ma, contravvenendo all'accordo, sposò un altro uomo. Il giorno delle nozze, la madre la maledisse, dicendole che i figli che avrebbe partorito sarebbero morti prima di lei. E in effetti, di 17, solo 4 sopravvissero. Leonarda si trasferisce a Correggio dopo il terremoto in Irpinia e qui si separa dal marito. Ma non si perde d'animo e avvia un commercio di abiti usati, utili anche a far sparire i vestiti delle sue vittime. Ma la sua professione più redditizia era quella di fattucchiera. Molte donne si rivolgevano a lei per conoscere il loro futuro. Ma ricordate? Leonarda aveva ancora 4 figli da salvare alla maledizione della madre e la soluzione la trovò proprio in un libro di testo scolastico di uno di questi. Un sacrificio umano agli dèi. E che ci vuole? Aveva tante clienti e bastava scegliere. La prima a venire ingannata è Ermelinda Setti, a cui viene predetto che troverà marito nel sud Italia. È il 17 dicembre del 39 ed è l'ultima volta che la vedono entrare nel portone della Cianciulli. Poi toccherà Francesca Soavi, ingannata con la promessa di un lavoro a Firenze nell'estate del 40, passa a trovare l'ultima volta l'amica Leonarda il 5 settembre. Infine abbiamo Virginia Cacioppo, anche lei ingannata con la promessa di un lavoro, questa volta al centro Italia. E il 30 novembre passa per l'ultimo saluto all'amica. Tutte intestano i propri beni a Leonarda e spariscono. Come? Con qualche espediente da abile massaia. Le parti più grandi vengono bollite con la soda caustica e fatte sparire nel pozzo nero. Il sangue, con la farina, lo zucchero, il burro e il cioccolato, diventa un ingrediente importante per i dolci. Si dice che i suoi dolci fossero i più buoni. E infine, siccome non si butta niente, le parti restanti diventavano sapone e candele. Ma il piano fallisce per i sospetti della famiglia di Virginia e il comparire di un buono del tesoro appartenuto proprio a lei. Iniziano le indagini e conducono a Leonarda. Una volta arrestata, la Cianciulli non è pentita, si mostra solo scandalizzata all'idea che lo abbia fatto soltanto per i beni materiali. Lei doveva salvare i figli. Processata, ritenuta colpevole, condannata all'ergastolo, lo sconterà nel manicomio criminale, dove comincerà a scrivere le sue memorie, le confessioni di un'anima amareggiata. 700 pagine dedicate ai suoi omicidi e smembramenti di cadavere, sino ai più piccoli dettagli. Finì nel pentolone, come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca e una volta disciolta aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori saponette cremose. Morì il 15 ottobre del 1970 a 78 anni per emorragia cerebrale. Se vi interessa sapere altro della Cianciulli, vi consiglio il libro di Carmen Barbaro, Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Se invece vorreste vedere un film, vi consiglio Gran Bollito di Mauro Bolognini del 1977. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguiteci sui nostri social.